Provvedi ad avvertire le avanguardie che ci fermeremo al di qua del torrente. Sì, Alboino. Ma abbiamo ancora 2 ore di sole, dobbiamo inseguirli. Questo è un buon posto per piantare l'accampamento. Tagliamogli la via dei monti, invece. Domattina li attaccheremo di nuovo, li stermineremo. Non è giusto, fratello? Solo quello che dico io è giusto. Dite che abbiamo ancora delle speranze. Alboino si è accampato ai piedi delle montagne e secondo voi questo ci darà il tempo di riordinare il nostro esercito. Dite che possiamo ancora fermarlo, respingerlo. Ma io leggo la paura nei vostri occhi. No, mio re, non è paura. È vergogna per la sconfitta. Ci siamo battuti in condizioni di inferiorità. Noi non abbiamo colpa. È mancato l'appoggio della cavalleria. Nel momento decisivo, Amalchi e i suoi cavalieri erano assenti dal campo di battaglia. Questo intendono i tuoi comandanti. È così. Dov'era Amalchi? Perché non ha preso parte alla battaglia? È scomparso con tutti i suoi uomini, eppure egli sapeva che quello era il momento decisivo. Tutti voi conoscete Amalchi. Come potete insinuare che abbia agito da vile? Non è degno di te, padre mio. Rosmunda. È giusto quello che dice. Amalchi non è mai stato un vile. Però oggi siamo stati sconfitti perché lui non ha preso parte alla battaglia. È mio fratello, Amalchi! Oh, finalmente! Sorella. Dio ti ha protetto. Non so fino a che punto. Amalchi, tu bestemmi così. Sei salvo. Sei salvo, ma avrei preferito morire. Un inganno mi ha tenuto lontano dalla battaglia. Non dovevamo attaccare i Longobardi. Per anni siamo stati alleati e dovevamo conoscerli. Sono stato un pazzo a seguire il tuo consiglio, Falisco. Dio ti perdoni queste parole. Sei re per grazia di Dio. Le tue decisioni sono illuminate dalla divina provvidenza. Se tutti avessero eseguito i tuoi ordini... Non cercare di discolparti accusando gli altri. Non accuso io. Sono i fatti. Amalchi. Ti si incolpa di viltà e di tradimento. Cos'hai da dire? C'è stato un tradimento, ma non da parte mia. Ho ricevuto un ordine da un messaggero che si diceva mandato da te. Io non ti ho mandato nessun messaggero. Troppo tardi ho capito l'inganno. Giunto alle 2 croci, il nemico che avrei dovuto attaccare non c'era. Questo era l'ordine? Sì, e il messo conosceva il segno convenuto. E tu non hai sospettato? No, era un ordine e io gli ordini li eseguo. Io voglio crederti, Amalchi, ma
Il re pensa giustamente che è facile inventare un messaggero che poi svanisce nel nulla. Ripetilo e ti uccido. Rimpoderà la spada, Amalchi. Contro i nemici dovevi usarla. L'ho sempre fatto e tu lo sai. Ma basta tradire una volta sola. E al momento giusto. So che hai dei motivi di rancore verso di me. I miei sentimenti personali non mutano il mio onore di soldato. Dio sa che Amalchi è leale e incapace di qualsiasi bassezza. Se Alboino attaccherà di nuovo, sarò il primo a battermi. Sì, ma questa volta non da comandante. Me la donasti quando ho sconfitto i Goti. Riprendila, visto che non credi più alla mia parola. Il tuo giudizio è stato saggio, come sempre, mio re. Vi siete battuti con grande valore. Concedo 3 giorni per festeggiare la nostra vittoria sui Gepidi. Viva i Longobardi! Seguila senza farti vedere. Io intanto cerco di raggiungere i nostri nuovi amici. Va! Sei tu la sua mamma. È naturale. Era appena nato quando lo abbiamo portato qui. E poi venite a trovarlo così di rado. Un giorno potremo tenerlo sempre con noi. Imparerà a volervi bene quando sarà più grande e saprà la verità. Perché non restate fino a domani? Non possiamo, purtroppo. E anche voi dovete andare via di qui al più presto. Forse qualcuno ha scoperto che... No, il pericolo è un altro. I Longobardi stanno per invadere le nostre terre, capite? Dio mio... Ecco del denaro. Procuratevi quanto vi occorre e rifugiatevi sulle montagne. Tornerete a guerra finita. Ascolta, perché i cani abbaiano? Per loro. Va a vedere. Mi raccomando, Maria. Fa quello che ti ho detto. Fidati di me. Prendi i cavalli. Ora sarà ancora più lontano. È dolorosa anche per te, lo vedo. Sì, ma almeno sappiamo che sarà al sicuro dai pericoli. Amalchi, vuoi che abbandoniamo tutto e partiamo col nostro bambino? Lo sai che non possiamo farlo. I Longobardi stanno per attaccarci. Devo fare il mio dovere di soldato. Sì, hai ragione. È impossibile. Ma quando? Quando avremo il diritto di poterci amare liberamente? Non lo so. Tuo padre ha come un odio per me da che ti ho chiesta in sposa. E invece di benedire il nostro amore, fa di tutto per riuscire ad allontanarci uno dall'altra. Nessuno potrà impedirmi di amarti. Tu e il bambino siete la mia sola ragione di vita.
padre saprà che sono degno del tuo amore. Abbi fede e un giorno lo comprenderà anche lui. È inasprito dai disinganni, circondato dal tradimento. Devi perdonarlo, Amalchi. Dobbiamo aiutarlo. Fermati! Tu chi sei? La croce di Dio accompagna chi vi è amico. Conducetemi dai vostri padroni. Vieni. Saluti ai messi del nostro signore Giustiniano, per grazia di Dio, imperatore di Bisanzio. Salute a te. Il luogo che hai scelto per incontrarci è scomodo. È il più sicuro per proteggere le vostre vite. E la tua, naturalmente. Perché no? Anche la mia appartiene, come le vostre, all'imperatore. Ecco il messaggio che ti abbiamo portato. Sarebbero sbalorditi i tuoi barbari se vedessero come noi sappiamo leggere le parole dal nulla. I miei barbari? Tu non sai quanto li disprezzo. A un popolo si può perdonare tutto, anche la viltà, ma non l'ignoranza e la mancanza di gusto. Esatto. Credo che noi ci intenderemo perfettamente. Giustiniano è saggio. Ha letto nel mio pensiero. Un popolo come il mio, sconfitto ma ancora in piedi, può diventare domani alleato del vincitore, ingrossare le sue file, renderlo ancora più pericoloso. È giusto. Bisogna impedire che Alboino, oggi vittorioso sui vostri cepidi, domani unito a loro, possa minacciare l'impero. È un pericolo che con l'astuzia potremmo evitare. Adopereremo Alboino per sterminare i gepidi. Gli daremo l'illusione di essere un grande condottiero. Quando li avrà distrutti ci occuperemo di lui. Intanto dite all'imperatore che, prevenendo i suoi desideri, ho grandemente facilitato ad Alboino la vittoria sul nemico. In che modo? Privando i gepidi dell'unico condottiero capace di rovesciare le sorti di una battaglia. Amalchi, il comandante della cavalleria. Ha fama di grande guerriero. Per questo ho manovrato in modo che cadesse in disgrazia. Senza di lui i gepidi andranno incontro alla morte come ciechi. Alboino ne farà strage. Tutto brucerà. Come questa pergamena. I maghi assicurano che la vittoria sarà nostra. Nessuno può resistere ad Alboino. Se dicessero il contrario, li ammazzerei. Tu puoi parlare. Ho anche il diritto di tacere, se voglio. Perché non mi dici quello che pensi? Tu ascolti solo i consigli di chi ti dà ragione. Parla tu. Le truppe sono pronte per rimettersi in marcia. Attendono solo un tuo ordine. Non diamo tregua ai cepidi. E tu? Lo sai. Io li avrei inseguiti subito, prima che riprendessero fiato. È inutile dar loro tempo. Anche tu sei d'accordo? Sì. E anche tu? Io no. E neanch'io. Voi già festeggiate tutti la vittoria. I nostri soldati bevono, cantano
sognano di garmire le donne e il tesoro dei gepidi. Anzi, se lo sono già spartito. E domani poi? Domani combatteremo gli avari, ci dissangueremo contro gli unni. Non l'ho voluta io questa guerra. Le misere capanne dei gepidi non mi fanno gola. Perché il loro re mi ha attaccato sapendo che l'avrei sconfitto? Chi l'ha consigliato? State a vedere. Tieni, prendila. Frantumala. Prova. È impossibile. Guardate com'è facile ora. Questo vogliono i bizantini, i nostri veri nemici. Metterci contro gli alleati di ieri, stancarci, dissanguarci. E quando saremo soli, attaccarci e distruggerci. Ci sono arrivato con la mia testa, anche se sono un barbaro, secondo loro. So quanto mi disprezzano. Perché non so leggere nei loro libri. Ma so leggere nei loro cervelli. Quindi non attaccherò i gepidi e non li distruggerò. Io che sto avanzando vittorioso chiederò la pace. E sarà una pace duratura perché imporrò una condizione che farà dei nostri due popoli uno solo. Che ne dici, Wolfango? Questo era il mio pensiero, Alboino. L'avevo capito. Io però sono contrario. E anche se il mio parere non conta, te lo voglio dire ugualmente. I gepidi sono soltanto dei cani rognosi. A che serve allearsi con quei bastardi? Vuoi che insegnino ai nostri guerrieri come si scappa in battaglia? Hai la lingua sciolta, fratello. Bravo. Quello che ci vuole per l'ambasciatore che manderò al re dei gepidi. Ti incarico di andargli a dire quello che penso e quello che voglio. Allora, sei contento? Mi rifiuto. Cosa hai detto? Ho udito una parola che nessuno può pronunciare in mia presenza. Nemmeno tu! Non ti farò tagliare la lingua come vuole la nostra legge perché sei mio fratello. Sarò tanto clemente da ucciderti. Morirai con la spada in pugno. E ora difenditi. Difenditi, ho detto! Sei contento di andare come ambasciatore dai gepidi? Hm? Sì, fratello. Allora è deciso. Parlate ai soldati, distribuite loro un premio del mio tesoro personale. Non so che farmene delle terre dei gepidi, io voglio Roma. E con Roma... l'impero di Bisanzio. Che quei due si amassero, ci voleva poco a capirlo. Ma che avessero un figlio... L'ho visto, ti dico, nelle braccia di Rosmunda. Quel bimbo mi serve.
Lo vuoi subito? No, non è ancora il momento. Presto, presto! Fatemi passare! Devo vedere il re! Ehi! Che sta succedendo? Stanno arrivando gli ambasciatori longobardi! Alboino parla di pace. Bene. Ma dobbiamo sapere a quali condizioni questa pace ci viene offerta. Io non sono un bizantino. Non so usare parole che dicono e non dicono. Né abbiamo bisogno di toglierti con mezzi subdoli la spada che possiamo strapparti quando vogliamo. Questo è da vedersi, Ulderico. Anche subito, se tu vuoi. Sono pronto. Fermatevi! Amalchi, Ulderico è un ospite. Ed è un ambasciatore di pace. Questo sì che è parlare. A mio fratello non piace giocare con le parole. Se ti offre la pace, è una pace della quale non dovrai vergognarti. E neanche pentirti, perché il pentimento genera la rivolta. E tanto varrebbe allora stroncarvi subito, finché siamo i più forti. E in cambio non ti chiediamo né oro, né schiavi, né donne, e nemmeno bestiame. Ce ne andremo anche dalle vostre terre. Il mio signore fratello ti chiede solo di essergli amico. Naturalmente con la garanzia che l'amicizia duri per sempre. E qual è questa garanzia? Tua figlia, che un giorno sarà regina del tuo popolo. Alboino ha deciso di farla sua sposa. Così i Gepidi e i Longobardi avranno un solo re e una sola regina. L'offerta di Alboino mi onora come re e mi rallegra come padre. Do senz'altro il mio consenso. Ma voglio che sia mia figlia stessa a confermare le mie parole. Puoi parlare, Rosmunda. Parla. Siamo in attesa di una tua parola. Di che sei felice. Sì, padre mio. Sono felice. Felice di obbedirti e di consentire alla mia gente di tornare serena alle proprie case. L'hai sentita? Puoi riferire ad Alboino che la gioia di mia figlia è anche la mia. Falisco. Sì, mio signore. Divulga la grande notizia e che si festeggi. Voglio che siano accesi ovunque fuochi di gioia e che ci sia vino per tutti. E ordina che si svolga un torneo di pace in onore dei Longobardi, che da ora innanzi sono nostri fratelli. E tu assisterai al torneo seduto accanto a me e a mia figlia. Immagino che il giovane Ulderico vorrà prendere parte al torneo. Così potrai dimostrare il tuo grande valore di combattente e di cavaliere. Il tuo ministro ha interpretato il mio desiderio. Vedrai che valgo di più a menar colpi che a dir parole. Non è possibile. Mio fratello ti ama, non rinuncerà a te. E il tuo bambino non lo vedrai più. Ma ti rendi conto di quello che sarà la tua vita? La mia persona e la mia esistenza non mi appartengono più. Io rappresento il pegno della pace. Parole, soltanto parole. Ma perché non dici la verità? Di che ti affascina la fama di Alboino e l'idea di regnare sui Longobardi. Amalchi, come puoi dire questo? Vattene tu. Che razza di donna sei? Sì, insultami se vuoi. Fallo se può aiutarti a sopportare il tuo dolore. Che ti acceca fino al punto da non farti vedere il mio. Non avresti mai acconsentito se mi amassi. Non
conta niente per te. Il nostro amore, l'amore per nostro figlio. Amalchi, non indurmi ad essere debole. Io non devo, non posso. La vita di migliaia di innocenti è nelle mie mani. È la stessa gente che tu hai guidato in guerra. Le loro mogli, i loro figli. Vorresti forse che li abbandonassi alla vendetta di Alboino? Illusa. Credi davvero che Alboino ti sposi per un atto di clemenza verso il nostro popolo? No. Vuole questa alleanza per accrescere la sua forza, la sua potenza militare. E per questo sacrifichi il nostro avvenire. Ho la speranza di salvare il mio popolo. Devo farlo. Di che non hai osato disobbedire all'ordine di tuo padre. No! Avrei detto di sì anche se lui non me lo avesse ordinato. Io sono la figlia del re e tu sei un condottiero. Abbiamo dei doveri verso la nostra gente. Tutti e due. Troverò un modo. Devo sconfiggere Alboino. Combattimenti dei cavalieri. Chiunque può scendere in campo e scegliere il proprio avversario battendo sullo scudo che porta le sue insegne. Ti chiedo di partecipare a questo torneo. Concesso. Ti spetta la scelta dell'avversario. Questo lo so. Ma perché proprio lui? È il tuo scudo, Amalfi. Sono contenta di vederti combattere. Il re non me lo permetterà. Il vostro campione ha forse paura? Amalfi. Vado a sorvegliare i preparativi. Silvestro! Il momento, fa come ti ho detto. La prova fra Ulderico, principe dei Longobardi, e il campione dei Gepidi, Amalchi, avverrà con le sole lance, con le punte protette da palle di piombo, fino a che uno dei contendenti non avrà disarcionato l'avversario. Sono lieto che tu possa mostrarci il tuo valore. Siano preparate le lance per il combattimento. Thank you.
Hanno ucciso Ulderico, il fratello del nostro re! Vigliacchi! L'avete trucidato con un inganno! La lancia di Amalchi non era protetta! Arrestate Amalchi! Lui solo è il colpevole. Dillo al tuo re. Ma Amalchi pagherà con la vita, te lo giuro. Non basta! Anche tu pagherai! Morirete tutti! Torniamo al campo! Aprite! Ecco, questa è la morte che spetta ai traditori. Io non ho tradito. Tu menti! Tutti ti abbiamo visto uccidere Ulderico. Solo tu! Potevi avere interesse a commettere questo delitto. Chiudetelo là dentro! Fermatevi! Padre, ti scongiuro, Amalchi è innocente. Avevano manomesso la sua lancia. Chi l'ha manomessa? Provalo! Non tradirei mai il nostro popolo. Neanche per amore di Rosmunda. Ma la realtà è un'altra. La realtà è che adesso Alboino ci attaccherà. Devi approntare subito le difese finché sei in tempo. Ascolta, padre. Se i Longobardi ci assalgono, Amalchi può ricondurci alla vittoria. Non lasciarti vincere dall'ira. Rifletti prima di condannarlo. Dagli almeno il tempo di discolparsi. Portatelo via. Nelle prigioni. Confido in te che sei un giusto. Non aggiungere altro sangue a quello che è già stato versato e a quello che dovrà scorrere ancora. Voi non avrete un giorno di tregua né una notte di sonno finché non li avremo sterminati tutti. Questo è il mio giuramento. Io, Alboino, con le mie stesse mani, taglierò la testa dal collo del loro re. Dovessi rivoltare tutti i loro cadaveri uno per uno per ritrovarlo. Gli avevo teso la mano e mi ha risposto col tradimento. Io risponderò con la ferocia, con il fuoco e con la distruzione. Thank you.
Attenti! Vengono verso di noi! Sul cadavere di mio fratello. Voglio soltanto i segni del nostro dominio. Questa donna sarà mia sposa. Le nozze verranno celebrate con grande fasto per la gioia del nostro popolo. Annunciatelo.
sentito? Potrei trattarti come una schiava e ucciderti, lo sai? Tu puoi solo uccidermi, Alboino. No, sarai la mia donna. Sei figlia di re e quindi conosci la legge. I vinti devono piegarsi alla volontà del vincitore. Quando temono la morte. Perché? Tu non la temi invece? No, non la temo. Anzi, la invoco. Uccidimi con le tue mani, come hai ucciso mio padre. Io ho vendicato un tradimento. Compi dunque la tua vendetta per intero. Sono la regina dei Gepidi. No, non colpirò te. Colpirò qualcuno che ti è molto caro. Quanto tu hai di più caro al mondo. Io so tutto della tua vita. Oltre che essere la figlia di un re, so che sei la madre di un bastardo. In te la regina ha parlato. Ora sentiamo la madre. Vuoi che mi faccia dare una spada? La mia mano non trema, tu l'hai visto. No, Alboino! No, risparmialo, ti supplico. Purché tu acconsenta le nozze. Il prezzo della sua vita sei tu. Sia fatta la volontà di Dio. No, la mia. Lasciatela. Il consiglio era buono. Il servizio che mi hai reso merita una ricompensa. Domanda. Qualunque cosa? Qualunque. Ebbene, io non chiedo nulla, mio signore. Non voglio alcuna ricompensa. Chi non chiede niente vuole troppo. Sei saggio tu, ma io ho solo l'ambizione di continuare a servirti. Se non sbaglio, tu eri ministro del re dei Gepidi. Non gli hanno giovato molto i tuoi consigli. Non volle ascoltarmi. Se l'avesse fatto, non avrebbe preso le armi contro di te. Non credo alla tua lealtà. Ti ho già dato una prova. Posso dartene un'altra. Quale? Chi uccise tuo fratello è ancora vivo. Dov'è? Lo vedrai presto. E così potrai vendicarti. Lasciatemi! Lasciatemi! Voglio che muoia come un cane. Di una morte lenta. Amalchi, guarda! Quella sarà la tua fine. Vegliacco, portatelo qua. Ah!
Non potrà salvarsi. Non ti darò tregua! Non si vede più! È sicuramente annegato! Perché queste grida? Cosa succede? Il traditore che ha ucciso Ulderico è morto. Questo palazzo. Non starò qui a lungo. Preferisci la tua tenda, Alboino? Non sarà così sfarzosa, ma posso smontarla e andarmene dove voglio. Un grande re non può fermarsi. Nessuno al mondo è più grande di te, Alboino. I romani conquistarono il mondo, ma io conquisterò Roma. Tu la distruggerai, Alboino. Non la conquisterai. Cosa intendi dire? Che distruggere e conquistare sono due cose diverse. Ma è chiaro che tu non lo capisci. Io ai Gepidi ho offerto la pace, non volevo distruggerli. E mio fratello ha pagato con la vita il mio errore. E ben più duramente hanno pagato i Gepidi l'errore di uno di loro. Ma tu non hai vinto. Chi distrugge rimane solo. Secondo te è opportuno mettersi d'accordo col popolo che si è sconfitto? È necessario. Altrimenti è come possedere una donna senza averne il cuore. È il possesso che conta! Non voglio il cuore di nessuno io. Di qualche cosa! Ma
cosa provi? Ribrezzo? Disgusto? Non sono una iena, sono un uomo! Un uomo. Sarai tu a venire da me perché non puoi scegliere te il più forte. E il più forte sono io. Che saranno anche le tue. Questa è la fine che noi riserviamo ai prigionieri. Quelli non sono più tuoi sudditi, tu adesso appartieni alla mia gente. Solo la mia persona ti appartiene. Verranno fatte entrare le belve. Ti prego, lasciami esprimere un desiderio. Un momento! Aspettate! Parla. Voglio 3 schiave, 3 donne che sappiano servirmi come ero abituata. Accordato. Va pure, puoi sceglierle tu stessa. Aspettate il mio ordine! Fermi! Fermi! Indietro! Gli uomini da una parte e le donne dall'altra! Presto! Presto! Largo! Largo! Grazie.
anche questa. Dalla porta della pietà spesso entra l'inganno. Che vuoi dire? È chiaro e tu lo hai già capito, Alboino. Ma non è un inganno salvare chi si ama. Io servo il mio signore. Con troppo zelo, straniero. Queste saranno le mie schiave. E chi sono? Tre donne qualunque. Scelte a caso fra tutte? Sì, scelte a caso. Ebbene, anche gli altri siano salvi. Oggi saranno le belve a morire di fame. Che ne pensi, Volfango? Quello che penso io lo sai meglio di me. Concedo la vita ai prigionieri! Liberateli! No, non ti illudere. Vi ha liberati perché vuole costringermi ad essergli riconoscente. Ha già dimostrato di essere forte, potente, terribile. Ora vuol dimostrarmi di saper essere anche generoso. Ma la realtà è un'altra. Ricordati quello che hai visto dopo la sua vittoria. I saccheggi, le distruzioni, le violenze. Hai dimenticato? Tu sei ingenua, Matilde. Sei pura. Basta un gesto per metterti in dubbio. Perché tu vorresti perdonare. Vorresti amare. Vorrei poter credere che in ogni uomo c'è un fondo di bontà. Vorrei poter dimenticare. Non si deve, non si può. Ero preparata a difendermi dalla sua passione selvaggia, dalla sua violenza. E invece mi guarda a lungo, immobile, senza parlare. E se non faccio uno sforzo su me stessa, mi sento come smarrita. Oddio, come la odio. Ho tanta paura per te. Io sono morta da quando i soli due uomini che ho amato sono stati uccisi. E tuo figlio? Ti permettono almeno di vederlo? Sì, certo. Per ricordarmi che è il pegno della mia sottomissione. Ah, se mio figlio non corresse pericolo. Se potessi agire liberamente. Ma che vorresti fare? Uccidere Alboino. L'ho giurato sul cadavere di mio padre. Ma non ora. La vita non ha abbastanza peso per lui. Devo attendere. Attendere. Quando sarà felice. Quando crederà di avere tutto, gli costerà di rinunciare a vivere. Allora. Salve, Amalchi. Salute a te, Delphine. Ti ringrazio di aver dato asilo ai superstiti del nostro esercito. Ti chiedo ora di aiutarci ancora. Siamo in pochi, ma se le tue tribù si uniscono a noi, sono convinto che potremo sconfiggere Alboino. No, Amalchi,
Noi siamo gente pacifica e le armi ci servono solo per la difesa. Non basta difendersi, bisogna attaccare. Alboino, assetato di potere, non si fermerà. Dopo la vittoria ottenuta sui Gepidi, i Longobardi dilagheranno nei territori vicini. E in breve, anche il tuo popolo sarà in pericolo. Vedi, qui nessuno la pensa come te. Ma il capo sei tu. Spetta a te decidere. Quando vi attaccheranno sarà tardi. Dobbiamo colpire subito e coglierli di sorpresa. Forse hai ragione. Io ti conosco, conosco la tua saggezza e il tuo valore. Ma è una cosa grave. Solo Dio che sa tutto può giudicare se quello che chiedi è giusto. Il giudizio di Dio! Il giudizio di Dio! Sì, così sapremo se dobbiamo seguirti. Ma tu sei deciso ad affrontarlo? Sì. Avanti, preparate tutto! Bada, sarà una prova spietata, tremenda. Sono pronto. Buona fortuna, Malchi. Vieni. Dovrai arrivare dall'altro lato con la sola forza delle tue braccia. In vari punti la corda è molto logora. È difficile che possa resistere al tuo peso. Attento agli spuntoni d'acciaio di cui è cosparsa la corda. Se tu cadessi, finiresti sulla punta dei giavellotti piantati sul fondo. Che il Dio ti assista. Vuoi parlare con Rosmunda? Dille che possiamo farla fuggire. Fuggire? E come? C'è un cunicolo sotterraneo che dalla reggia porta fino al bosco. Me lo fece costruire il vecchio re tanti anni fa. Non lo sa nessuno, nemmeno Rosmunda. Non so se accetterà, c'è una cosa grave che la trattiene. Il bambino? Alboino lo ucciderebbe. Non aver paura, lo faremo fuggire con la madre. Attenta. Sappiamo dov'è nascosto.
Potete prenderlo senza che gli succeda niente. Sì. Dio Rosmunda che siamo qui pronti a tutto per lei e per suo figlio. Va. Dite all'imperatore Giustiniano che può fidarsi di me. So come agire. O meglio, so come far agire gli altri. Hai sicari disposti ad ucciderlo? Non mi fido, hanno tutti paura di Alboino. C'è una sola persona che non lo teme. Tu stesso, forse? Io. Io detesto il sangue. No, ho di meglio. Qualcuno che gli è sempre accanto e che arde dal desiderio di vendicarsi. Rosmunda? Non aspetta che l'occasione. Non fidarti di lei. No, Alboino è troppo furbo. Ma innamorato. Quindi esposto a tutti gli errori. Se fallirai ti sconfesseremo. Alboino è potente e vendicativo e l'imperatore non ha alcun interesse a combattere con lui. Non vedete come sono tranquillo? Che il Signore vi accompagni nel vostro lungo viaggio. Cavalli, presto. Credo che l'imperatore sarà soddisfatto della nostra opera. Fermi! Non muovetevi! Non avete scampo! Maledetto! Ha tradito anche noi! Che vuoi che non sei mai contento tu? Piange sempre, non ne posso più. Attento, se gli succede qualcosa Alboino ti uccide. Non mi va di fare la guardia a questo figlio di un cane. Figlio di un cane e di Rosmunda. È un bastardo di razza. Ehi, venite a vedere. Sono morti. Voi li invidierete quei due. Portateli via. Metteteli alla tortura. Era tua questa frusta? Prendila. Con essa affronterai le belve. E voi lo guarderete appesi alle croci. Questa volta non ci sarà Rosmunda a salvarvi. Siete felici di averla fatta fuggire? Ebbene, la vostra gioia non durerà a lungo. Ti
chiedo grazia per loro, Alboino. Tu sei re. Un re deve sapere apprezzare la fedeltà. Questi per me hanno sfidato la morte. Una morte sicura e orrenda. Meritano di vivere. Conduceteli in prigione. Uscite! E muoviti! Anche voi! Perché non sei fuggita con tuo figlio? Potevo farlo, e tu lo sai. T'ho chiesto perché sei rimasta. Tu stesso mi dicesti che avrei scelto il più forte. Allora acconsenti a sposarmi? Non hai più mio figlio in ostaggio. La mia volontà ora è libera. E liberamente scelgo il mio sposo. Mi auguro tu sia sincera. Lo spero per te. Vieni. Apprezzo la fedeltà, ma sono spietato con chi mi tradisce. Là sono rinchiuse le vane speranze di Giustiniano, imperatore di Bisanzio. Aprite! Fallisco. Era astuto come una volpe, ma non è riuscito. Ho scoperto presto il tradimento che aveva nel cuore. Se questo è il tuo dono di nozze, te ne ringrazio. Rosmunda ti crede morto così come credevo io, come tutti. E ora non vive che per uno scopo, vendicarti e vendicare suo padre. Per questo non è fuggita? Sì, adesso che il bambino è in salvo, sono sicura che non esiterà. Se ucciderà Alboino, i Longobardi la massacreranno. Noi siamo pronti. Ascoltatemi! È giunto il momento propizio per agire. Le nozze di Alboino. Tutti i capi delle tribù e del suo esercito saranno alla regia ubriachi e ignari. Basterà uccidere loro e sarà come tagliare la testa all'esercito longobardo. Chiamate a raccolta la vostra gente! Ho lavorato giorno e notte come tu mi hai ordinato. Ho fatto un vero capolavoro, guarda. Vattene. Che cosa mi stavi dicendo? I gepidi sono molti. E prima o poi ci attaccheranno di nuovo. Continua. Rosmunda è la loro regina. Rosmunda sarà regina dei Longobardi. I gepidi non esistono più. No. Non si cancellano i popoli. Manda dei messaggeri ai gepidi. Essi obbediscono a Rosmunda. Se lei ti è devota, obbediranno anche a te. Soltanto allora potremo tentare la conquista di Roma. Era il tuo più grande sogno, Alboino. E lo è ancora. Tu credi alla devozione di una donna? Stai per sposarla? Sei tu che devi crederci. Non riesco a leggere nel suo cuore. Thank you.
avvicinati il più possibile alla reggia con i tuoi, ma senza farti scoprire. Noi entreremo nel passaggio segreto e di lì raggiungeremo il palazzo. Appena apriremo le porte, tu attacca. Conta su di noi. Avanti! Seguitemi! Sono stanco di attendere. Chiamala. Eccola. Sei fatta aspettare. È il nostro banchetto di nozze. Sono qui per parteciparvi. Sei felice di diventare mia sposa? Ne sono felice. Senza rimpianto? Senza rimpianto. Ti chiedo di darmene una prova. Quando vorrai. Tieni, bevi nella mia coppa. È una nostra usanza. Perché esiti? Non hai paura? E adorna di gemme. Lo vedo. Non ti sembra che rassomigli a qualcuno? Tutti i teschi si rassomigliano, mio signore. La morte si nasconde in ognuno di noi ed è uguale per tutti. Aspetta. È il teschio di tuo padre. Lo sapevo. Posso crederti. Ora finalmente credo. Si celebrino le nozze. Offri al tuo sposo i segni della sua protezione. Io ti difenderò con questa spada finché avrò vita. Da questo istante, tu sei la mia sposa. Salutate la regina! Evviva!
c'è una finestra. Guarda fuori. Cortile pieno di soldati, ma sono tutti ubriachi. Nessuno si accorgerà di noi. No, no, sarebbe un'imprudenza. Sentite, nel passaggio sotterraneo c'è un'altra uscita che ci porterà più vicini al cancello. Venite. Un momento. Andate, io passo di qua. Cerchi di sfuggirmi? No. Thank you.
Vabbè.